Ho pensato al WWF, qui mi stanno proteggendo, mi hanno messo nel recinto del WWF. Io amo questa professione, studio ogni giorno il basket, mi relaziono ogni giorno con i giocatori che sono e gli uomini, perché l'uomo è l'elemento fondamentale da motivare e da cui sei motivato. Per cui il cambiamento è automatico. Cos'è che cambia? Che io vengo da un'educazione umana e cestistica differente dei tempi attuali, no? Per cui non ho mai detto ai miei tempi era meglio che in altri tempi. Questo secondo me è un errore fondamentale. Ho sempre cercato di dire come posso anticipare i tempi, come posso essere propositivo con le nuove idee, con i nuovi giocatori. E quindi ho cercato di sviluppare. Quindi, e in questo il giocatore e l'uomo sono stati fondamentali. Per questo è il rapporto che io cerco di creare ogni giorno con la proprietà. Quando ho iniziato allenavo giocatori più vecchi di me e presidenti che avevano più anni di me. Oggi ho giocatori molto più giovani di me, presidenti coetanei o forse più giovani di me. Quindi è cambiato questo, ma non la voglia di rinnovarsi. Per cui questa carriera che è iniziata tantissimi anni fa, di cui sono molto orgoglioso, è una carriera che vedo in prospettiva, ma sempre con l'idea di essere illuminato, di avere il desiderio dei cambiamenti, la curiosità di scoprire, di verificare. È chiaro che il basket è cambiato nelle regole. 30 anni fa iniziava il tiro da tre, tanto per dirne uno. Nel 2000 sono cambiate le possibilità dei 10 secondi. Ma è cambiato l'atletismo dei giocatori, è cambiata la tecnica dei passaggi. Però la trasformazione di questo è la capacità dell'allenatore di adeguarsi. Oggi nelle difese tu puoi spostarti 4 metri in una frazione di secondo. Negli anni 85-86 magari c'era più tempo per poterlo fare. Ecco, quindi questo è l'adeguamento che devo fare. Poterlo fare ogni giorno per me è una cosa che mi migliora. Sono sempre proteso a migliorare, non mi sono mai fermato a quello che sono stato. Il passato mi appartiene perché so da dove provengo, ma per esempio come in questo caso di Cremona cerco di fare un grande presente se voglio avere un futuro.